Bentornati nel mio canale! O benvenuti nel mio canale! Io sono Aluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra 100 Baby Challenge! Allora ragazzi, siamo tornati dalla nostra Charlotte. E um, la nostra ragazzi sta messa così perché io sono andata avanti leggermente off camera, gravidanza, terzo trimestre, partorisci fra, quindi è pronta per partorire. Abbiamo ragazzi come sempre punto della situazione, però prima fatemi mettere Charlotte a dipingere visto che vuole dipingere un dipinto di un paesaggio, va bene tesoro, dipinto di paesaggio, guarda, fanne un paio così sei felice. Punto rapido rapido della situazione ragazzi Chi c'è in casa con noi Dunque abbiamo la nostra Loren Che è un'adolescente ragazzi È cresciuta con l'aspirazione autrice di best seller Quindi eravamo rimasti che doveva sviluppare l'abilità di scrittura E ragazzi lo ha fatto Io l'ho messa sotto eh, E ce l'ha fatta Charlotte non è vero Non è vero che vieni qua a dipingere Perché tuo figlio tua, tua figlia, scusate, ragazzi, ha deciso di romperle pele. Però va bene, ok. Ora ci pensa lei, non ti preoccupare. Vieni qui, tesoro, vieni a nutrirla con il biberon. Vieni a farle una coccolina. Dai, che anche tu prima o poi, magari sarai madre. È giusto che, come dire, ti ingegni e ti inizi, come dire, a fare esperienza. Eh, ragazzi, è domenica, innanzitutto, quindi, i nostri non devono ancora andare a scuola. Mi sto iniziando a registrare da qui, ragazzi, perché ho timore che Charlotte possa partorirmi. E quindi voglio essere pronta con la registrazione. Dicevo Loren ragazzi, Loren ha ottenuto, ha conseguito il livello 3 di un'abilità. Quindi è eh, una studentessa del liceo da 8. Io mi auguro che domani, quando andrà a scuola, ragazzi, riuscirà a portarmi a ottenermi il livello 10. Perché poi, tra le altre cose, ragazzi, la nostra ha già massimizzato oh oh oh, la responsabilità. Quindi, non appena sarà. Ehm, ecco, ha raggiunto il livello 1 di genitorialità, tra l'altro. Non appena avrà raggiunto il livello 10, se ne andrà da sta casa, ragazzi. E chi può essere più felice di me quando i pargoli di Charlotte se ne vanno dalla, da, dalla casa? Nessuno, ragazzi, vi dico proprio la verità, nessuno. Sì, cambia del pannolino sporco e dopodiché cullala, tesoro. E quindi abbiamo fatto il punto della situazione con Loren, inoltre in casa abbiamo il nostro Mattias Turner, eccolo qui ragazzi, il piccolo Mattias è cresciuto con questa aspirazione inutile, la sfida della positività e eh, ragazzi come tratti, perché ci tengo a dirvi tratti, eh, devo dirveli anche dell'altra ragazzi di Loren, è cresciuto come amante dell'arte, come potete constatare sto cercando di sviluppare con lui l'empatia. Ragazzi, ce la faremo, ce la faremo, piano piano ce la faremo. Lorena, invece, ragazzi, a parte essere cresciuta con quell'aspirazione, al momento, ragazzi appunto, a parte, ecco, la responsabilità, odia i bambini e è un amante dei cani, quindi proprio venirti a prendere cura di tua sorella è stato proprio una cattiveria da parte mia, veramente, me ne rendo conto solo adesso, tesoro, mi dispiace tanto, quindi forza, fatti anche una doccia, dopodiché vediamo se c'è qualcosa di pronto in frigo, e quindi così, ragazzi, sono i nostri giovincelli, e infine, ragazzi, ovviamente, scusate, non da meno, ragazzi, qui c'è Jane, Jade, ragazzi, scusate, che sta riposando... E che passerà tra l'altro d'età proprio oggi. Quindi, tra non molto, la farò passare d'età, ragazzi. Dai, uh, che bello! Vendi poi la Galleria d'Arte, tesoro? Assolutamente sì. E la manderò, ragazzi, tra l'altro, anche a intagliare una. Ma perché vuoi intagliare una zucca? Scusami, ma chi se ne frega dell'intaglio della zucca? Dipingi un dipinto astratto. Va bene, poi anche quello. Che c'è? Aggiorna una lavatrice Va bene, farai anche questo Charlotte, santo cielo L'obiettivo, oddio, scusate L'obiettivo Della challenge, ragazzi Non è soltanto avere 100 figli a sto punto Ma anche far diventare famosa la nostra Charlotte Ebbene sì, ragazzi Io mi sono messa in testa sta cosa Lei dovrà diventare una pittrice famosa eh, Verso la vecchiaia Perché tra l'altro, ragazzi Lei rimane in questa casa ehm, Fino a che, ecco, lei può sposarsi Quando passerà d'età Cioè, quando diventerà anziana, ragazzi E... Io sarò folle, ma vorrei farla rimanere in questa casa. <ride> Quindi sì, ragazzi, eh, per un periodo avremo anche il marito di Charlotte, mi auguro sarà diventato vecchio anche lui nel frattempo. Vendere questo capolavoro a una galleria? Ok, wow, che bello anche questo. Vendi tesoro, perché dobbiamo darci anche, tra l'altro, molto da fare. La casa, ragazzi, ha un valore di 263.086. E vi mostro che Charlotte ha 1655, ragazzi, punti, perché ha completato favolosamente ricca. Io non mi ricordo se l'avevo mostrato, ragazzi, ma mi è bastato mettere praticamente l'aspirazione e l'ha completata. Stavo tra l'altro pensando a una cosa, perché io sono sempre la più furba del villaggio. Stavo pensando, ragazzi, che potrei metterle questa aspirazione qua: creatività. Perché, ragazzi, per eh, Pittrice straordinaria, comunque voglio dire: sì, ci sta. Lei sta dedicando veramente tanto, tanto tempo comunque all'arte. Quindi inizia tre dipinti con lo stato emotivo ispirato. Ci può stare, va benissimo. Eh, dipinge un dipinto astratto. Quindi ragazzi, non so se ora magari facendole. Come dire, provando a farle fare una doccia. Riflessiva, ce la faremo, ragazzi, perché la vedo senza paura, è bella gagliarda. Ah, inoltre, ragazzi, non so se l'ho fatto. Io non mi ricordo una cippa lippa, ragazzi. Vi chiedo veramente scusa nel caso ve l'avessi già mostrato. Ma eh, registro talmente tanti episodi di tante serie diverse, che non è cattiveria, ragazzi. Non me lo ricordo. Ho modificato. I mobili, ragazzi, come potete vedere, infatti le finanze sono diminuite perché sì, la nostra doveva raggiungere quella quell'obiettivo lì, no? Dei 350.000, 360.000, quanti sono? Si per completare l'aspirazione che ho appena cambiato, ragazzi. E quindi mi sono detta, ma perché no? Perché non cambiare proprio direttamente, insomma, la, mm, i mobili? Vi avevo detto se non ricordo male che lo avrei fatto. Storie incredibili per adulti credibili, sì, questo è il libro che ha scritto lei, ragazzi. E i compiti li hai fatti, i compiti? Sì, li avevi fatti, perfetto. Quindi vieni qui, prenditi una bella porzione cara e siediti qui. E sì, ho cambiato, quindi ho mantenuto lo stile, ragazzi. Ho cambiato i pavimenti, ho cambiato. Muri, mi sa, non mi ricordo, ragazzi, però mi sa di sì. Ho cambiato ovviamente i mobili, guardate che carini questi, ragazzi, veramente stupendi. Ho lasciato messa qua soltanto il tappeto, poi vabbè, il mobilio che già c'era, ragazzi, già c'era. Ho cambiato anche il salotto. Guardate che carino tutto così colorato, perché Charlotte adesso è proprio una una effettiva comunque artista, ragazzi, quindi no, non hai ottenuto l'ispirazione. Eh non sei ispirata, perché ragazzi, è è così adesso, ma sei andata a farti una doccia riflessiva tesoro, vai a farti la doccia riflessiva, vai. Dicevo, visto che adesso la nostra è un artista tutto tondo, ragazzi, perché effettivamente no, è veramente molto, molto brava, perché vi ricordo che oltre ad avere il livello 10 nell'alta cucina, nel carisma, ragazzi, nella cottura al forno, nella cucina, nella forma fisica, nella fotografia, però qui a livello 5, nella genitorialità, nel giardinaggio, alla logica, vabbè, scarsissima, ma ci sta. La manualità quasi al livello 7, alla pittura, ragazzi, al livello 10. Quindi è un artista veramente ragazzi a tutto tondo, ha anche una certa fama in questo momento e quindi mh, ci può stare. Tu hai una certa fame invece, Patato? Sì. Dai, appena hai finito, per favore prenditi una porzione, tu nel frattempo però ripulisci e direi che puoi andare tu, visto che ci tieni tanto, vuoi salire di livello in giardinaggio, va bene. Vieni qui. Allora tesoro, vieni a... Uh, Vendere tutto, non avremo lo stesso guadagno che abbiamo con tua madre, ma ci va bene comunque. E si, sì, non riesce ragazzi ad essere ispirata, è più forte di lei. Non ce la fa. Cosa c'è di sporco, Charlotte, che rompi le pere? Vai, la doccia, ok. Ci sta, dai, allora, ci sta, ragazzi. Oh, vai, vai, datti da fare, tesoro, datti da fare. Poi venderai tutto anche qui venderai tutto anche qui devo dire ragazzi che questo è un periodo rilassato per la nostra Charlotte perché comunque i pargoli sono pochi riesce veramente a gestire un po' tutto quanto quindi devo dire che mh, sta una meraviglia ragazzi e che vogliamo fare quindi Charlotte vogliamo fare questo aggiornamento della lavatrice vogliamo provare Ah, vi faccio ragazzi, vedete io mi perdo, vi finisco di mostrare la casa. Quindi questo è il salottino, vi stavo dicendo, come potete vedere, no? Mm, tanti quadri, molto colorato anche nello stile, molto colorati anche i mobili, ho messo questi mobili molto particolari con questo tappeto molto particolare. Qui ho lasciato ragazzi tutto invariato, ho aggiunto soltanto se non sbaglio questo quadro. Eh, perché sì appunto ho cambiato anche la libreria. Perché, ragazzi, avevamo bisogno della signora libreria. Qua ho messo il, eh, lo stereo e qua, ragazzi, ho collocato strettissimo poverino quel eh, porta riviste. Qui, ragazzi, ho cambiato, ho messo questa carta da parati, ho cercato di. Ragazzi, su quelle più costose. Non mi fa tanto in, proprio impazzire, però va bene così. Qui, ragazzi, anche il pavimento l'ho cambiato per adattarlo un po' alla carta da parati. Per il resto, ragazzi, tutto uguale. Il bagno comunque è abbastanza. Uh, perché questa luce è qui? Non ho capito perché questa luce è qui, ragazzi, deve stare al centro della stanza. Non so perché sia qui. Ma va bene, dicevo, um, è appunto abbastanza costoso. Cioè, nel senso non ho altre modifiche da apportare, ragazzi. Qui fuori non mi sembra di aver fatto cambiamenti. Ah, ho collocato le colonne perché ormai le avevo inserite, le avevo inserite un po' ovunque. Quindi ho finito di collocare tutte le colonne. E basta, ragazzi. Fondamentalmente, non ho apportato ulteriori modifiche anche perché. Eh, ragazzi, questa è la casa. Insomma, io non voglio neanche stravolgerla. Quindi, se riusciremo bene, ma, più che altro, anche perché, ragazzi, non è un obiettivo che io devo fare con uno scopo. Cioè, non me ne frega niente in realtà. È soltanto perché in questo modo no, la nostra può, può ottenere più punti. Allora, questa aggiorna, non puoi aggiornare un ciurlo. Quindi, cara mia, devi prima acquistare le cose al computer. Vieni qua. Vieni qui, facciamo... Eh, bella domanda perché non mi ricordo mai come si fa, forse ordina. Ordina... Eh, è stata multata, vabbè, tanto noi veniamo multati sempre. Eh, sì, parti per l'aggiornamento. E ragazzi, non lo so, prendiamogliene un po'... tipo una trentina per ogni cosa. Magari, perché piano piano, magari le farò visto che l'altra matriarca, ragazzi, non sarà così preparata come la nostra Charlotte. Ragazzi, assolutamente io dovrò eh, lasciare la casa nella condizione più ottimale possibile, mettiamola così quindi la nostra Charlotte si inizierà anche ad aggiornare tutti i mobili. Porastella come se non facesse già abbastanza, però, ragazzi, va fatto oggettivamente, va fatto. Quindi basta, 7500 si muoiono di desto scherzo, è una cosa che mi fa proprio piacere, vieni qui tesoro mio e ora puoi aggiornare, uh, silenzio sussurrante dai iniziamo così e poi fai anche baschetta degli additivi per il bucato, vai tesoro vai. E dicevo è un periodo questo abbastanza tranquillo ragazzi perché comunque Charlotte uh, non ha tutti questi fili di cui doversi prendere cura, anzi siamo molto molto rilassati. Cara, qui non puoi fare niente. Quindi potresti fare una cosa, visto che vieni qui, esercitati nel pugilato, visto che non hai altro da fare, è vero, potrei farti scrivere due libri però in effetti, eh? Potrei farti fare questo, anzi, fai una cosa prima, guardati un po' di televisione, così ti riprendi un pochettino. Guarda i classici della tv. Ragazzi, ho raggiunto il livello 7 di manualità. Può aggiornare oggetti idraulici a velocità doppia. Può anche eseguire aggiornamenti avanzati degli oggetti da cucina. Perfetto. Tu, patato, mamma mia, stai messo uno schifo. Quindi, per favore, usa e fai una bella doccia. Dopodiché, verrai qui, ti siederai accanto a tua sorella. Questo com'è? Ok, ah ragazzi, ci tengo a dirlo: la torta infinita è finita, cioè nel senso è andata, ragazzi. Quindi, evidentemente, non era poi così infinita come io pensavo. E, e niente, è andata, è triste dirlo, ma sì. Racconta una storia sciocca, facciamogli fare, ragazzi, qualcosa di questa qua. Fai anche un complimento sincero. Fai. parla di arte visto che ci tieni. Insomma, cerca di rallegrare, cerca di fare qualcosa per. Uh aumentare la tua socialità che è sotto proprio le scarpe, qua com'è? Sì solitudine, abbiamo capito, Charlotte cara come sta andando? E quindi ragazzi siamo in attesa del parto di Charlotte, che io non vedo l'ora appunto che partorisca così, poi convocherò il raduno dei papini e ah. ah, ah. abbiamo tre, tre papini qui pronti pronti per l'uso, quindi velocizziamo ragazzi perché tanto le interazioni che stiamo facendo adesso non è che richiedano chissà quale attenzione particolare. Charlotte come va? Ehi hey, là no, Charlotte, come andiamo? Ho notato che ultimamente non si fa che parlare di te. Che ne diresti se ci rivedessimo? Voglio dire, eravamo sempre insieme prima che tu riuscissi a sfondare, no? Veramente a tua madre, cioè nel senso quindi eravate sempre insieme perché essendo tua madre però avvi ragioni, sì eravate sempre insieme. Ragazzi che vi devo dire, Qua è una tragedia. Costi pargoli. Oh tesoro, che pigiamino adorabile che ti sei messo. Va bene. Quindi lei ha ripreso. Insomma, sta messa bene. Dai, aspettiamo soltanto, ragazzi, che lui mi acquisisca un po' più di, di socialità. Così, ragazzi, non soffre la solitudine. E quindi. Dicevo siamo un attimo con Charlotte Ok cara come sta andando Eh sarà lunga qua perché dovrei farlo di tutto Tesoro mio Eh che bella idea che ho avuto eh Non c'avevo proprio niente di meglio da fare Oh Chris Presentazione amichevole Presentatevi con il vostro fratellone Vai vai presentatevi Anzi fai una cosa poi rimani a chiacchierare un po' con Chris Così tua sorella Dopo che si è presentata può ecco Schiodare e dedicarsi al libro Direi Vuoi presentarti con tuo fratello, sì o no, tesoro? Decidi tu? No Sì, forse, non lo so Basta, non, non serve sta cosa Serve solo che ti presenti Poi ti metti qua Che c'è, tesoro? Perché sei arrabbiata? Ah, alcuni sim non sopportano affatto la vicinanza dei bambini Eh, lo so, ma questo è tuo fratello Santo cielo potresti pure essere un pochino più carina Vabbè Scrivi un libro di genere Per bambini ovviamente no Un altro racconto ragazzi Perché non ce la vedo a scrivere per bambini Libri per bambini ragazzi assolutamente no Eccola là Ora è dovuto subentrare lui Ti prego Il titolo del libro no non, Ragazzi non lo leggo nemmeno Come fa fa perché tanto eh, non è vitale insomma Vieni qui, vieni a salutare tuo figlio. Vieni qui, così almeno magari se ne va. Abbraccia affettuosamente, Charlotte. Vieni ad abbracciarlo affettuosamente, così magari schioda dalla culla e ti permette di fare cura dei neonati super efficiente. Ragazzi miei, io non ho parole. Oh, patato. Dunque, 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 livello 2 di un'abilità. Ah ragazzi, lui deve raggiungere il livello 2 di un'abilità, l'abbiamo fatto. È uno studente degli elementari da 7, ma come sapete loro devono diventare studenti da 10, quindi quando lui eh, supererà questo primo step diventerà uno studente degli elementari da 8 e mi chiederà di raggiungere il livello 4 di un'abilità. Io mi sono portata avanti e gli ho già fatto sviluppare l'abilità sociale che come potete vedere sviluppa molto facilmente perché basta che chiacchiera appunto con... Eh... Basta, vai a occuparti di tua figlia. Um, basta che cacchiera con il fratello, ragazzi, con i fratelli, con la mamma. Insomma, ragazzi, la sviluppa veramente facilmente. Ecco appunto. Del gioco di parole, fai una presentazione divertente visto che sei giocoso tesoro. Oh, va meglio. Oh, visto che ora stai bene, direi, ragazzi, che è arrivato il momento di farlo. Di farla, scusate, non so perché dico farlo. Quando invece è una femmina, farla passare d'età. Calcio del bimbo per essere incinta. Eh, lo so, tesoro, lo so. Hai tutte le ragioni del mondo, ma Fatemela vedere un'altra piccola Charlotte, presumo. Sì, ragazzi, piccola ciliegina quanto sei carina! Quanto sei carina, patatosa! Un'altra baby Charlotte, ragazzi. Un'altra piccolina e eh, va bene. Sì, i regali del mondo, ragazzi. Via, 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 via. Ok, basta, mettila giù. Poi volevo fare anche un'altra cosa con voi, ma prima però devo far mangiare Charlotte perché ragazzi eh, sono le due, mi sembra anche ora di pranzare e eh, poi non voglio rischiarmela, ve lo dico proprio sinceramente, tiriamo fuori un'insalata. Se volete Charlotte, vediamo un attimo. Eh, lei ha fame, quindi patata, vieni qui, prenditi subito una porzione. Tu hai mangiato, non dovresti aver fame, quindi non faccio chiamata a tavola, ragazzi, solo per questo motivo. Rimani qui a charlare, va bene, rimani qui a charlare. Tu, dai, poi dopo vieni a mangiare anche tu e Charlotte, cara mia, prenditi una bella porzione e ti metti seduta. Forza, seduti a mangiare. Chi da una parte, chi dall'altra, ma va bene così. Lei è emozionatissima perché sta scrivendo, ragazzi, il suo romanzo, ok? Va bene così, tu ancora stai qui, basta parlare con tuo fratello. Direi che visto che ci tieni tanto, vieni qui e mh, crea un angelo di neve. Vai. Non vorrei che mi diventasse troppo giocoso, ragazzi. Temo sempre. E poi finisci di leggere un libro? Va bene, dai, finirai di leggere un libro. Vai. Olee, eh? Che meraviglia, patato. Vai così. Perfetto. Tu vorresti andare a pattinare, il che non mi dispiacerebbe. Acquisì abilità di comunicazione, perfetto. Oh, amore, stai chiacchierando con il fratellone. Allora, dai, balbetta con lui, così, intanto sviluppiamo con lui la comunicazione. No, Che bagno, no, 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 bagno, no, bagno, no, bagno. Ma che cosa, ciurlo? Stai combinando? No, devi semplicemente balbettare, ragazzi, non è difficile, ve lo giuro, balbetta, patata. Balbetta proprio come se non ci fosse un domani. Che rottura di arance, eh, lo so, che devi fare, tesoro. La vita è difficile. Quindi facciamo. Come è cresciuta? Tra l'altro, ragazzi? Fatemela un po' a vedere, com'è cresciuta la piccola Jade è frivola. Ok, va bene. Quindi, dai, vuoi chiedere se ti fa le bolle di sapone? lo possiamo chiedere, no? Schede didattiche Impara i bisogni essenziali Chiedigli di fare questo Dai, il fratellone ti dà una mano Oh, mamma Charlotte Qua... Vabbè L'ambiente, ragazzi, per lei è sempre sporco Io... Vi assicuro che ho tolto tutto Quando ho sistemato la cucina nuova Non c'era niente Dai, e queste discoteche? Ora, ragazzi, le ha preso... Boh, l'è presa così Adelena l'è presa così Allora tesoro come va con il libro? Eh, a parte l'abilità ma questo libro dai manca ancora un po' parla di arte va bene allora vieni qui parla di arte però magari non con lui allora dove abbiamo mandato tua madre già mi sono, già mi sono dimenticata ok vieni qui a parlare di arte con tua madre vieni qua parla di arte vai vai e poi direi che potresti leggere qualcosa visto che ci tieni tanto mentre tu Charlotte eh pattinare cara mia così come comprare una macchina d'allenamento, potremmo comprarla una macchina di allenamento ragazzi ma il fatto è che dove la metto cioè non voglio modificare questa zona qui non, non entrerebbe secondo me potrei provare a metterla qui vediamo ragazzi se entra qui ma eh, la vedo molto molto male Facciamo un tentativo, però, perché tentare non nuoce per l'appunto. E proviamo a vedere. Uh, una macchina, ragazzi, di allenamento normale. Cioè, non è che voglio cose ultra costose. Cioè, oddio! Però no, devo puntare su cose ultra costose. Se voglio che, appunto, la nostra. Uh, la rastrelliera È gigante, sta cosa, ragazzi. Mamma mia. Proviamo. Ragazzi miei, perché in teoria non dovrebbe entrare qui. Proviamo magari a metterla così, ragazzi. Io non garantisco la riuscita di questa cosa, però... Proviamoci, dai. Visto che Charlotte la desidera. Questa donna, ragazzi, dopo tutto, il tutto quello che ha fatto, finora si merita davvero tutto. Non le posso negare niente. È entusiasmati con gli interessi... Quando vedo queste cose, ragazzi miei, veramente sto male, vi giuro. Non, non lo so. Sto malissimo. Sto veramente male, male, male. Senti, visto. Perché non costruisci il pupazzo di neve con tua madre, tesoro? Dai, qui. Costruisci un pupazzo di neve con la tua mamma. Direi che ci sta. Quindi, basta. Vai, vai, costruisci con lei il pupazzo di neve. Vediamo ragazzi se può farlo tra l'altro, perché ci sono alcune interazioni che prima potevano fare insieme ai genitori, ma adesso che è successo, Lorena ha finito di scrivere un libro intero che verrà aggiunto al suo inventario per il futuro piacere di poterlo leggere. Lorena ha, ha può, scusate, anche pubblicarlo cliccando sulla cassetta postale. Quindi tesoro, hai visto? Quale enorme. Vabbè, dai, stai spalando la neve, almeno qualcosa di utile lo stai facendo. Vieni qui cara, prenditi una bella porzione. E patata, che è successo? Zuffa, adesso basta, non ne posso più di azzuffarmi. Ma patata, no! Non fare così! Vieni qui, inizia ad impilare. Dai! Tua madre deve dare anche un po' retta comunque agli altri pargoli. E visto che stanno facendo un bel popazzo di neve, ragazzi, io... Una bella foto-foto voglio farla. Oh... Sono rari i momenti in cui Charlotte non deve impazzire dietro ai figli, ragazzi, dietro agli impegni, dietro ai dipinti, dietro a tutto. Quindi, finito qui poi la manderò a fare un dipinto astratto. Anzi, vorrei mandarla, in realtà, a occuparsi della piccola. Quindi, finito qui, poi verrà qua, ragazzi, mentre lui leggerà sto libro famoso. Però almeno avremo accontentato eh, anche suo figlio, ragazzi, mi sembra giusto dopo tutto, no? Non mi viene il nome Mattias. Ecco qua. Chi è? Come va Charlotte? Un mio amico ha sentito parlare molto bene di te e mi ha chiesto più volte di conoscerti. Ma certo che gli dai il numero. A mamma Charlotte, vedete ragazzi, i figli le recuperano i numeri de degli uomini. E eh, Racconta una barzelletta sul ghiaccio a pupazzo di neve. Bene, ragazzi, questa mi è nuova, non la sapevo. Però ho paura di che poi mi diventa troppo giocoso. Quindi meglio di no. Vieni qui, dai, prendi una porzione. Tu? Ma ti sei preso o no? Allora non prenderti una porzione, caro. Oh, sì, sì, te la prendi, sta porzione? Non te la prendi, che devi fare? Vabbè, ragazzi, lo scopriremo solo vivendo. Raggiunto il livello 2 di movimento. Ok. Scrivi per un totale di 15 ore. Scrivi 5 libri buoni. Ok. Mm, buoni in che senso, però? Aspetta, non ho capito. Clicca su un computer e seleziona un genere di libri, ok. Sposta il puntatore sopra un libro per controllarne la qualità. Ok. Eh, lo so che ho di bambini, tesoro. Eh, lo capisco. Ma in questa casa è difficile vivere per te. Vabbè, questo è eccellente. Questo è normale. Dai, può essere considerato buono. Eh, vediamo un po'. Proviamo. Basta. Basta. Ci chiacchiera lui con tuo fratello. Davvero. Non, non preoccuparti. Questo lo metto via. Così. Chiacchiera un altro po' con lui. Appellati per l'abrogazione di conservazione di acqua, di... no, no, mi piace comunque, dai, ci sta, secondo me è giusto. Eh, basta tesoro, fai una cosa, vota per i piani di azione del quartiere e poi prendi la posta, ok? E poi pubblica per conto tuo, pubblicherai entrambi i libri. Per cosa vuoi votare? Vota eh, per promozione delle arti creative, dai, visto che sai che tua madre... Insomma, voterebbe per quello, ragazzi. Vai. Vai così, tesoro. Dopodiché, te ne vai in bagno. Perché direi che è il caso. Il più recente libro scritto da Loren è candidato a un premio. Segui la prossima cerimonia di premiazione domenica alle 19 per vedere se ha vinto. Oh! Ha raccolto tutto dalla cassetta postale. Scusate, quando? Domenica, eh ragazzi, sarà difficile. Io mi auguro che lei da sola ci andrà. pubblicato il libro per conto proprio, non guadagnerà quel che riceverebbe da un editore con i diritti di vendita, ma ogni giorno percepirà una piccola somma di diritti d'autore. Ok, Patato, guarda, fai una cosa per me. Ripulisci tutto, poi ti chiudi in qui in camera con tua madre, insomma, qui. No, qui 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 e lavori sulla tua Empatia. Nel frattempo, mamma Charlotte è qui con la piccolina e deve insegnarle ad utilizzare il vasino. Ragazzi, quantomeno fa finta di insegnarglielo perché in realtà non le insegna proprio una cippa lippa. Ma vabbè, dettagli. Vieni qui, insegna a Jade a usare il vasino. Quindi, forza, datevi da fare tutti ragazzi, sebbene con ritmi, come dire, un po' più umani, perché rispetto al solito, ragazzi, questi sono ritmi veramente più umani. Però si danno comunque tutti da fare, come potete vedere. Ora, caro, con tutto il bene del mondo, ma ehm, vai via, perché, insomma... Vabbè, anzi, guarda, rimani, fai come ti pare, tanto sei a casa tua, insomma. Eh, vedete, ragazzi, se ne va comunque, ok, perfetto. E... L'hai portata, tesoro? La stai portando? Vai. È inutile, cara, non puoi con sta pancia andare a pattinare. Io non so più come dirtelo. Mostra le schede didattiche. Oh, questo sì che mi piace. Acquisita l'abilità di vasino, quindi visto che poi la nostra patatosa se ne andrà a dormire, direi che Charlotte può venire qui e fare appunto dipingere ragazzi un bel dipinto astratto. Lo so, Alice, dovrò modificarti i capelli. Hai tutte le ragioni del mondo, guarda, non ti posso soffrire conciata così. Poi non so ragazzi come faccio perché non ho eliminato CC, quindi non so come abbia fatto a restare senza capelli, ma va bene. Quindi forza, patata, forza, che così vai a dormire. Te ne vai qua e te ne vai a dormire perché sì, meriti anche tu di riposarti. Qui ragazzi i figli crescono e boom, subito a darsi da fare, eh, cioè non è che c'è speranza di potersi rilassare un minuto. Allora tesoro, tu qui... Eh, diamoci una lavatina ai denti, giusto per dare una bottarella alla responsabilità, ragazzi, sapete no? Rinfrescarci la memoria sulla responsabilità e direi però... Poi di fare luci automatiche e tutte le luci. Vai! Evitiamo di spendere troppi simoleon ragazzi in bollette e di consumare troppo. Patata, vai! Sei stata bravissima! Già soltanto ragazzi mi sviluppano praticamente l'abilità la, motoria, diciamo, soltanto per arrivare da poverini dal vasino alla cameretta. Cioè. È un viaggio. Oh, perfetto. Guardate che meraviglia, ragazzi. Mi piace molto questo dipinto. Vai. Che c'è? Asciuga il bucato, no? Di queste cose non te ne occupi tu, tesoro. Te l'ho spiegato cento volte.